quando sul pianeta scendono le ali gigantesche del Kali Yuga, l'era delle tenebre, l'umanità sprofonda nella corruzione. E corruzione vuol dire maldicenza, avidità, violenza. Ma nel 1926 una scintilla lacerava la lunga notte del Kali Yuga. Quella scintilla è diventata un incendio che avvolge nelle sue spire tutti gli uomini di buona volontà. Quella scintilla è il nuovo Cristo e il suo nome è Sai Baba. Disse un giorno Gesù a Giovanni: colui che verrà dopo di me vi rivelerà le grandi verità. La lunga tunica color della fiamma scivola sulle sabbie dell'Apocalisse di Giovanni, mentre la mano del miracolo si posa sulle profezie del profeta dell'Islam. Il padre discende tra i suoi figli più diseredati, porta con sé soltanto una corona di capelli e una mano che può compiere qualsiasi miracolo al di là del tempo e dello spazio, al di là della nostra scienza e della nostra immaginazione. Quando ti guarda fa emergere il tuo sé interiore e nei suoi occhi tu ritrovi te stesso, bello ed esaltante o cupo e sospettoso, tenero e pietoso o contorto e pungente. Il nuovo Cristo è il tuo specchio. Nel suo sorriso trovi la misericordia, l'amore, e nel suo viso leggermente adombrato ritrovi un pietoso rimprovero alle tue debolezze. Egli è ciò che tu sei. Egli ti dà ciò di cui tu hai bisogno, senza discriminazioni, senza ingiustizie. Egli è il pensiero, la legge, l'azione. È il padre che genera, il figlio che soccorre, lo spirito che crea. Così Sai Baba dimostra la sua realtà al mondo dei giusti e dei ricercatori. Anni fa, un uomo a nome Gesù comparve in Palestina e dichiarò di essere il Messia, il messaggero di Dio. Per dimostrare che i suoi poteri provenivano da Dio, si propose alle genti con il miracolo della moltiplicazione dei pani, della trasformazione dell'acqua in vino
con le guarigioni istantanee e con la rianimazione del cadavere di Lazzaro. I poteri dei profeti e dei messia, dice Maometto, sono limitati. Così Zoroastro viene assassinato, Gesù viene crocifisso e il profeta Bab viene fucilato sulla pubblica piazza. Alcuni discepoli di Gesù, Giovanni e Matteo, annunciarono una nuova discesa del Cristo, il condottiero e redentore dotato di tutti i poteri divini. Oggi quelle profezie si sono concretizzate nel villaggio di Puttaparthi, il villaggio più povero dell'India. Da Betlemme a Puttaparthi, un filo sotterraneo unisce due eventi di portata universale. Fallimento storico delle grandi religioni ha decretato la disgregazione dei valori morali. La dignità umana viene calpestata e la vita stessa non viene più rispettata. L'uomo si dimena inutilmente in una nebbiosa palude che soffoca anche il ricercatore della verità. L'uomo è in ginocchio, ma il grido dei giusti è giunto così in alto da venire raccolto e ascoltato. L'energia creatrice del mondo si concentra in una forma per parlare di nuovo con noi di verità e di amore. Voi mi avete chiamato e io sono venuto, dice Sai Baba, e verrò ogni volta che mi chiamerete per portare soccorso ai giusti. Voi tutti siete miei come io sono vostro. I ricercatori della verità riconosceranno la mia essenza e non saranno più soli. Genti di tutte le religioni accorrono a Puttaparthi, in questo Vaticano della nuova era, per adorare colui che non ha principio. La sua mano destra elargisce doni, la sua psiche corre in soccorso al devoto in pericolo e il suo cuore avviluppa di un amore mai sperimentato. Il saggio si immerge nella sua luce e il ricercatore trova conforto alla sua ricerca. La fame viene saziata, la sete soddisfatta e il cuore vibra e si confonde con il suono primordiale della creazione. La trasformazione interiore è la logica conseguenza del contatto diretto con Sai Baba. Quando il maestro ti tocca, il tuo destino è segnato. Quando ti parla, l'anima cade in ginocchio.
quando ti stringe i polsi e ti tira a sé, il tuo sentiero si illumina. Cadono i veli illusori di questa realtà e tu diventi un tutt'uno con l'eternità. I suoi miracoli, per quanto inoppugnabili e sconvolgenti, non sono nulla di fronte a ciò che hai visto, intuito, raccolto e assimilato in un solo istante. Il cerchio si chiude. Sai Baba ti ha atteso per migliaia di anni e ora non ti lascerà più. Tu sei con la luce e nella luce. Sei Dio, dice Sai Baba, solleva i veli e tutto ti sarà possibile. Scoprite voi stessi e scoprirete me. Io sono venuto per facilitarvi la realizzazione del vostro sé interiore. Oggi la grande guida dotata di poteri soprannaturali discende per distruggere l'ignoranza e con l'ignoranza anche la corruzione. Difendete la verità, proclama Sai Baba. La verità è il supporto della vostra stessa divinità. Soltanto l'essere umano e nessun altro, dichiara Sai Baba, può comprendere Dio in forma umana. Dio scende tra di voi per rendersi disponibile a tutti e riversare amore su tutti. Dio si trova in tutte le creature, dal più piccolo atomo alla stella più grande, sotto forma di una potente energia. Soltanto l'uomo ha la capacità di riconoscere questo potere, ma nessuno è in grado di conoscerne la natura nella sua pienezza e tutte le speculazioni sul divino sono frutto della più pura fantasia. L'uomo può concepire Dio soltanto sotto una forma umana. Non potrà mai concepirlo in termini trascendenti fino al momento in cui egli stesso non trascenderà la sua umanità. Dio è presente nell'uomo come la fragranza in un fiore, il fuoco nella legna, l'olio nel sesamo. Dio non può fornire all'uomo altra visione del divino all'infuori di quella rappresentata dall'avatar. Il termine avatar o Cristo sottintende l'apparizione di Dio in sembianze umane. L'avatar fa perno su 16 attributi riconducibili al controllo del corpo, della psiche e della natura. Sai Baba precisa: immaginare che Dio appartenga ad un mondo esterno significa vivere nell'ignoranza più assoluta. Se volete adorare Dio, lo potete fare soltanto nella forma umana di avatar. Ogni altra forma è artificiale e frutto della fantasia. Dio non discende nel vostro mondo né vi si diparte.
Dio è l'oceano e voi le sue gocce d'acqua. L'essenza divina risiede in ogni particella pulsante di energia, in Buddha come in Gesù, in Zoroastro come in Maometto. Voi stessi siete Dio. Ciò che vi differenzia è il numero delle caratteristiche divine presenti in ognuno. In parole più semplici, la differenza tra noi e Dio sta nel diverso livello di coscienza. L'apice della piramide può essere raggiunto compiendo ciò che è giusto secondo la propria coscienza. È la coerenza tra pensiero, parola e azione che conduce a Dio. I valori umani che ad un certo momento hanno fatto la loro comparsa sul pianeta sono gli stessi valori divini. Rispettateli, dichiara Sai Baba, e diverrete un tutt'uno con Dio. Io mi incarno di era in era per ripristinare la verità, la retta via, l'amore, e per trasformarvi in ricercatori della verità. La giusta azione nasce dalla verità. Un giorno domandai a Sai Baba: come facciamo a sapere ciò che è bene e ciò che è male? A volte produciamo un'azione che ci sembra buona e poi questa si rivela dannosa. Non sempre è facile riconoscere i confini tra ciò che è positivo e ciò che è negativo. Sai Baba mi guardò un attimo in silenzio e poi disse: prima di agire, aspetta qualche minuto. Prima di parlare, aspetta qualche secondo. Lascia che affiori la tua coscienza. La tua coscienza affiorerà indiscutibilmente e ti dirà quello che è giusto fare. Più tardi ribadirà: nessuno dovrebbe agire contro i dettami della propria coscienza. Agite sempre secondo coscienza. Questa è la strada giusta. Deve esistere completa coerenza tra pensiero, parola ed azione. Non cercate Dio al di fuori di voi stessi. Egli è in ciascuno di voi, in voi come nel vostro compagno. Amatevi l'un l'altro e voi amerete e adorerete Dio. Gesù affermava: il regno dei cieli è dentro di voi. Scoprite voi stessi e scoprirete Dio. In quel momento smuoverete persino le montagne. Sai Baba dichiara: tu sei Dio e non lo sai ancora. Realizza il tuo sé interiore e farai ciò che io faccio. Thank you.
Quando la spiritualità crolla, diceva il Buddha, i grandi maestri illuminati compaiono per rimetterci a galla. All'interno di ogni religione vengono custodite delle verità che oggi sono liberamente insegnate da Sai Baba. Gli esoteristi cristiani e i sufi musulmani non hanno avuto la forza di far emergere quelle verità che Gesù chiamava i misteri maggiori. La facciata delle religioni è stata così costruita con quell'insegnamento che i primi padri della Chiesa chiamavano l'insegnamento riservato agli ignoranti. Gesù parlava per parabole perché gli stolti non avrebbero compreso le verità cosmiche che egli insegnava invece ai ricercatori e agli iniziati. Colui che non si accontenterà di queste storie, sosteneva Gesù, busserà alla nostra porta e noi lo faremo passare per la porta stretta e gli riveleremo i misteri del regno. Col tempo, le chiese hanno perduto i maestri, i custodi delle verità cosmiche, e ciò che è rimasto è quello che Origene, Valentino e Clemente di Alessandria chiamano le storie irragionevoli destinate all'uomo della strada. I Messia e i profeti del passato non erano in grado di rivelare i grandi misteri all'intera umanità, così sceglievano gli intellettuali, coloro che già avevano una certa visione interiore, lasciando ancora una volta l'uomo della strada nel buio dell'ignoranza. Gli esoteristi cristiani, i gnostici, i sufi musulmani hanno cercato di far sopravvivere quelle grandi verità in attesa dell'avvento del grande condottiero profetizzato da Gesù, da Maometto e da Baba. Io sono venuto per farvi comprendere le verità dei Vedanta, dichiara Sai Baba, affinché ciascuno di voi possa scoprire la scintilla divina che porta in sé. Voi avete la grande fortuna di vedere, toccare e parlare con l'Avatar. Non perdete questa grande opportunità. Domani io non sarò più con voi. Alzatevi e combattete per difendere la verità prima che la notte discenda. Fate che la vostra stella brilli nel cielo dell'eternità. Le ali del Kali Yuga si sollevano per farci intravedere lo splendore dell'era dell'oro. Il Cristo ora è tra noi.